Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi un video haul a parte perché sono passata due volte da Sephora, ho raccimolato delle cose interessanti e in più un acquisto l'ho fatto per recuperare la box di 7 mini taglie per chi è tessera gold. Dato che è da ormai inizio anno che partecipo a queste promo che di solito fanno il giovedì dalle 8 di sera alle 24, dove i primi 1000 utenti con la tessera gold ricevono questa box con delle taglie mini deluxe. Vi mostro un po' che cosa ci viene offerto. La primissima mi era piaciuta un botto, la seconda, quella nel periodo maggio-giugno, non mi aveva detto nulla di che. Dopo vi mostrerò quello che ho recuperato. In più c'era la possibilità di avere scontato del 20% tutto il sito internet. E la Jay cosa fa? Non ne approfitta? Certo che sì, ne ha approfittato prendendo una palette, l'ennesima di Natasha Denona, che metterò in collezione. Giuro che prima o poi smetterò di comprare palette, anche se non è vero, perché mi piace anche quella di Astra, che è uscita nell'ultima edizione limitata, della quale non mi ricordo il nome sinceramente, ma non credo per questo mese, il prossimo comprerò sicuramente. Ma ho preso la Biba. La Biba al 93€ con un 20% in meno si poteva fare benissimo. Sicuramente ci saranno state anche altre palette, però avevo voglia di una palette nude, neutro fredda, un po' più neutrale come colorazione. Ho sperato in tutte le lingue che conosco che non mi arrivassero, e infatti è arrivata integra nella taglia grande. Non ho preso le palette di Natasha Denona, queste qui rettangolari con le cialde tutte piccole. So che devo mettermi a farmi trucchi. Sono ritornata a usare la Xenos, sono ritornata a fare video di trucchi con le palette nuove. Avevo iniziato con la Xenos, però se inizio a registrare alle 5 del pomeriggio, quando la luce non c'è più, capitemi che è impossibile fare video trucchi utilizzando tutte le nuove palette. Con questo cosa farà la Jay? Probabilmente si porterà via due palette nuove, con una un po' datata, la prossima settimana quando sarò via. E chissà che magari anche solo un video di riprese, senza più di tanto parlare, anche perché non so quanto i miei colleghi saranno vicini di stanza, ok? Magari mi farò un video, una registrazione dove utilizzo i prodotti nuovi. Questo vuol dire che vedrete la palette che ho utilizzato oggi, che è quella di Baby K di quest'estate di Pupa. Ho preso la nuova palette di Pupa, anche quella della edizione limitata autunnale. Mi porterò via quella di Too Faced, che almeno atterra e blush, e non mi pento di lasciare a casa dei blush opachi. E basta, credo che per 4 giorni sia più che sufficiente il materiale che mi porto. Però in negozio ho comunque speso parecchio, nonostante l'acquisto che ho fatto online. Le mie taglie sono state date a fronte dell'acquisto online, ma ve le lascio alla fine del video. In negozio mi hanno regalato una pochette di Kenzo, che è molto carina, però non mi piace più di tanto il colore, anche se richiama la maglia, ma non è arancione, questa è proprio rossa. Vediamo se riesco a ficcarmela in valigia per andare via. Mi hanno dato un mini profumo, questo a fronte di un acquisto online, di Bulgari Omnia Mary Karanzu. Questo, di solito quelli di Omnia, anzi di Bulgari, li colleziono e li tengo da parte, perciò mi sa che lo metterò insieme a tutte le boccette di profumo. Qua c'è Monnezza, chissà che riesca a fare un po' di spazio e buttare via le cose che non mi servono, senza buttare via campioncini, perché sarei in grado, e la cosa mi dispiacerebbe assai. Mi hanno regalato di Prestige Dior questi campioncini fatti con un fiore, ricorda molto la camelia, però è un siero. Devo ritornare a utilizzare i campioncini perché li ho lasciati a se stessi, e di questi ne ho ricevuti ben due. Non mi ricordo a fronte di quali acquisti. Sicuramente c'è anche un Guerlain Acqua Allegoria, mandarino e basilico,
che dovrò utilizzare perché non sono profumi che mi piacciono più di tanto. Ho l'acqua allegoria di azzurra che ho portato avanti. No, non mi piacciono queste linee. La tea azzurra l'ho portata avanti da... sarà stato da agosto? Sì, da agosto fino a quasi ottobre. Dopo mi ero focalizzata su Voce Viva di Valentino, che vi faccio vedere allora a questo punto, perché ho finito la mini taglia da 30 e ho preso il cofanetto che c'è in vendita per Natale, che è composto da un Voce Viva Valentino da 50 ml con la sua mini taglia di profumo. Non vi nego che l'ho preso proprio perché c'era la mini taglia, questo veniva a 103 euro scontato con i sconti che avevo sulla tessera, perché altrimenti non ne valeva la pena prenderlo a prezzo pieno. Però è un profumo che io amo alla follia, che sempre mi hanno detto che lascio la scia, e quindi andava di nuovo ricomprato e messo da parte, utilizzando comunque i profumi. Adesso sto portando avanti il Chloé. Però per esempio nella stessa giornata dei profumi, qui deve skippare un po' di gente che mi conosce dal vivo, perché se no scopre quel che regalo, quindi per piacere tutte le mie amiche skippate, andate tipo 5 minuti avanti per piacere, anzi vi metto la nuvoletta qui così non andate a vedere. Ho preso di Charlotte Tilbury The Pillow Talk on the Go, e dovrebbe essere tutta la versione del Pillow Talk in versione mini, neanche nel formato medium come colore, perché mi sembra di aver capito che nel calendario dell'avvento c'era il color medium. Però qui abbiamo una matita occhi, un mascara e anche un luminoso opaco rossetto. L'ho tradotto un po' alla cani dall'inglese. Comunque qui uno per me e uno sarà un regalo, perché sì, di Charlotte Tilbury ho solo la linea Wake of No Shame, la matita e rossetto, che mi piacciono abbastanza, e quindi volevo utilizzare anche qualcosa di nude. Altri campioncini che devono essere usati, vi ripeto, perché anche i campioncini sono da finire, non vanno dimenticati. Ero andata a fare il servizio per sopracciglia, e quando c'è Natale Benefit sgancia sempre delle chicche di formati convenienza, con dei prodotti che io utilizzo molto 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 spesso, e questa volta all'interno della latta, che probabilmente terrò per contenere i pennelli, perché sono un po' fissata che i pennelli stanno prendendo un po' di polvere e non meritano tutta questa polvere. Però all'interno di questo kit c'è uno dei miei preferiti di Benefit, il Brow Wow Conditioning Primer, per dare un po' di forza, twist e riempire i buchi, per far crescere meglio le sopracciglia. Un prodotto che utilizzo quel 2-3 mesi, dopo faccio uno stop e dopo lo riprendo, quindi vi consiglio alla grande quel tipo di prodotto, perché mi aveva aiutato tantissimo nella parte iniziale delle sopracciglia che mi mancavano diversi anni fa per colpa di tanti spinzettamenti, e così facendo sono riuscita a far ritornare pari le sopracciglia. Noto che questo kit è per ben ostico da tirare fuori, forse perché è stato incollato sotto alla faccia. Non riesco a tirarlo fuori sinceramente, perché avrei la mini crema contorno occhi It's Potent, che non mi porterò sicuramente via per il viaggio di lavoro, perché sono decisa di tirar fuori le cose di l'Erickson o qualcosa delle mini taglie che avevo preso comunque un po' di tempo fa. Se devo guardare, c'era anche una mini taglia di primer, che questa invece potrebbe farmi anche comodo. Però il prodotto più importante è la crema viso, non che sia senza, perché è una crema che ce l'ho fatta dopo aver porconato in qualsiasi lingua compresa il veneziano. Esatto, ho
il It's Potent Mini, che non è una crema contorno occhi che apprezzo tantissimo, ma che utilizzo sulle rughe labbro nasali, qui hanno un nome specifico, però abbondo in quella zona. E questo primer invece mi piace molto rispetto a quello classico professional, questo qui è idratante, potrei metterlo all'interno della pochette da viaggio, però lui era il prodotto più importante da avere, perché sicuramente in primavera utilizzerò l'altra crema e questa la terrò da parte. È la mia crema preferita in primavera, quando non riesco mai a capire che cavolo succede alla mia pelle, che si secca molto di più, non tollera qualsiasi crema, ama solo questa. Ed è un mai senza nel periodo primaverile. Recupero la borsa così faccio spazio qua sul letto per buttare via ciò che non mi serve. Quindi sì, ci sono delle cose anche che mi servivano ed erano importanti da avere, che non avevo più di scorta o che so che nelle scorte tra poco non ci staranno più. E questo sarà comunque un pack molto utile. Guardate i regali, anzi i cofanetti natalizi di Benefit, perché secondo me è fatto sempre un ottimo affare. Ed è arrivato il momento di aprire questa confezione, è per me la parte più importante. Me la sono già spoilerata, la box la terrò sì, perché comunque mi può sempre servire, ma non per contenere palette nuove, sappiate. Golden Day, ok, quindi per premiare chi è tessera gold, io sinceramente sono anni che un po' da Sephora ho calato con gli acquisti, però quando raggiungete i 1500 punti, quindi vuol dire 1500 euro di acquisto, infatti nell'arco di un anno, passate alla gold. Poi dopo, se l'anno quello dopo non comprate più niente, la gold non vi viene tolta, avete sempre i benefici della gold, che non so quanto benefici siano, nel senso che potreste avere il trucco omaggio se andate negli stand Sephora, cosa che invece con la black li dovete pagare, però in linea di massima avete quel 30 euro per il compleanno, che io per esempio quest'anno non ho neanche sfruttato da scema, ma non avete poi delle cose in più. Sono cose che io sinceramente non raggiungerei, non me ne faccio niente, piuttosto preferirei ritornare black alle volte. Preferisco avere un regalo fisico che un buono da 30, che poi dopo posso sfruttare solo su determinati marchi, non posso neanche sfruttarlo sulle cose già scontate o sui marchi che non aderiscono, i soliti Fenty, Natasha, tutte quelle che non possono essere scontate. Mi sono dimenticata che però nella Taz ho avuto una bellissima chicca in regalo, e questa ve la devo raccontare, infatti è qui persa. Quando ho preso il cofanetto di Valentino con i prodotti Charlotte Tilbury, in cassa mi hanno regalato una lozione tonica della Isenberg Paris da un quantitativo di 100 ml. In realtà adesso io non so se il 100 ml valga 40 euro e passa o 50 euro e passa sul sito di Sephora, però è stato uno dei regali più belli degli ultimi anni che mi abbiano fatto, insieme al profumo Bulgari da 15 ml in cassa al Sephora di Marghera all'interno della nave De Vero. Questo è stato un ottimo regalo. Poi dopo io comunque le lozioni toniche, i tonici li uso tantissimo dopo che mi sono passata il gel detergente o il latte detergente. Ma ritorniamo al... Sì, so che sto correndo un po' di qua, un po' di là, ma ho voglia anche di fare altri video. Parliamone un po' magari nei commenti, ecco, delle cose che ho preso, che vi ho fatto vedere, o delle lozioni, dei regali, tutto quanto. Parliamone pure nei commenti con tranquillità. Io vi lascio qualche input così nella traccia video. Vi mostro le 7 mini referenze. Una che mi porto via, la Micro Mist, la Micro perché è Micro, Micro Fist e Mix, anzi Mist e Fix, di Muffe, Make Up Forever, da 2 ml. Questo mi serve perché non ho, anche quella volta che sono andata nel mese scorso a fare la trasferta di lavoro, non avevo un, anzi sì, ce l'avevo perché mi faceva starnutire, era lo spray fissante di Benefit,
Però questo mi serve per quei 4 giorni che sono via. Benissimo, questo cascafagiolo. Un po' di cose che si ripetono, nel tipo Lil Salora mascara volume effetto ciglia finte. L'ho già usato in passato, questo verrà regalato a qualche mia amicizia. Anche questo l'avevo già regalato a una mia amicizia. È un prodotto che mi piace tantissimo di Pixi, la Vitamin C Tonic, che vi straconsiglio, però ho altre referenze di Pixi, ci collaboro, non ho voglia di averla ancora tra le scatole, ma non perché non mi piaccia, amo quella linea e amo quel prodotto, però da quanto lo amo piuttosto preferisco farlo provare ad altri. Andiamo avanti con Sieri, Sephora, siero illuminante con il 97% di ingredienti di origine naturale da 8 ml. Bah, questo lo tengo un po' in disparte, la mia curiosità di provarla è forte, però ho voglia di provare anche altre cose. Un altro siero concentrato intensivo di Lancôme, sempre un omaggino da 5 ml, che questo ve lo regalano in cassa anche senza problemi. Vabbè, non importa, proveremo. Sono piena di sieri comunque, perché se penso anche quello di Dior, mi interessa un po' di più quello di Dior, però se ci devo dare un mio giudizio personale. Però questi sono stati, stava quasi per cadermi, per fortuna che l'ho salvato in extremis, questi sono stati i 2 prodotti più belli ricevuti all'interno di questa box e che un po' si fanno perdonare. Il peccato è che io già li ho. Allora, il mini profumo di Givenchy L'Intordì, che è uno dei miei profumi preferiti, questo qui l'avevo ricevuto con una box, mettendo uno sconto prima di evadere l'ordine online sul sito Sephora. Ne avevo già ricevuti 2, uno normale e uno in tons. Non escludo di portarmelo via, perché è comodo, sono 10 ml, è molto 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 comodo per viaggiare. E no, non lo regalo, non faccio scambio, questo è comodissimo. A parte che volendo, avendo anche il profumo in taglia full size, se qualcuno lo volesse lo posso ricaricare, però è molto comodo per muoversi, quindi questo sicuramente mi servirà. E in più ho un Calvin Klein One qua, che devo vedere bene nella mia collezione se già ce l'ho o meno, perché secondo me l'avevo trovato già con il calendario dell'avvento di Beauty Star, questo qui. Se annuso la profumazione non me lo ricorderò mai e poi mai. Ecco, già è un po' difficile da aprire. Non è un profumo che amo, ma è solo per collezione. Vediamo, questo probabilmente potrei pensare di fare scambio con qualcuno se colleziona profumi. In realtà questo è pratico, anche se è doppio è pratico, però amo anche tanto il fissatore per il make-up di Make Up For Ever, perché oltre a servirmi veramente, perché è una cosa utilissima per i prossimi giorni che sarò via, occupa poco spazio, non ho problemi con la valigia, con i quantitativi, con i liquidi, e queste mini taglie sono fantastiche. In più anche il prime, adesso vedo un po' come organizzarmi, probabilmente non mi porterò il fattore di protezione solare che è un 30 ml, ma mi accontenterei anche di un prodotto che ha 7,5 ml. Adesso vedo, però è molto 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 pratico. Per quanto riguarda invece i prodotti più interessanti, in realtà sono contenta di aver recuperato la Biba, che attualmente non trovo più perché sarà sommersa dai prodotti. La Biba, eccola qua, è una delle palette che ho sempre desiderato da quando l'ho vista uscita fisicamente da Sephora, ma che già la adocchiavo in altri siti internet e non potevo assolutamente toccarla, perché le cose online non si possono toccare. Però secondo me è una delle palette nude più belle, e potete anche voi decidere di cambiare le cialde, però il problema è che se lo fate il nome degli ombretti sono scritti sotto alla cialda in questione, e quindi andate a cambiare tutto.
potrebbero anche evitare di scrivere i nomi e casomai lasciarlo solo sotto sulla cialda. Perché così facendo va un po' a perdersi. Questa tattica di avere i fori per far fuoriuscire le cialde è un po' forse per creare una vostra palette con le palette calamitate o anche per cambiare cialde una volta che le finite. Però per quanto mi riguarda io non ho mai visto la vendita delle cialde singole di Natasha Denona, però se sbaglio confutate il mio argomento e scrivetemelo nei commenti. Comunque questa è la chicca più importante che volevo farvi vedere oggi con l'haul di Sephora. Con questo è tutto, fatemi sapere se avete aderito all'iniziativa. So che Niriana ha partecipato, ti aspetto più che volentieri nei commenti per parlarne ancora, perché ne abbiamo un po' chiacchierato in direct su Instagram di cosa abbiamo pensato, come l'abbiamo valutata questa box, però anche voi datemi un voto su questa box rispetto a quelle che vi ho mostrato in precedenza, quindi vuol dire a inizio anno all'incirca, e una ve l'ho fatta vedere maggio che ero a casa da sola. Grazie ancora, un bacione e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!